già 14 anni che lavoro in Teatro La Fenice, nel quale hanno creduto in me prima come sarto e come capo della sartoria e dopo hanno creduto in me anche come costumista, e quello è un onore. Tu crei questi modellini per ogni costume che devi realizzare? Sì, questo è per regola mia. Non so se ci siano altre persone che lo facciano questo lavoro, ma è un piacere farlo sia in piccolo che dopo in grande. È la prima volta che vengono esposti così, di vederli tutti di un solo colpo. Quando sono in sartoria uno va e prende il primo modellino che si deve realizzare, ma vederle così è una bella emozione, una cosa indescrivibile. Siamo convinti che un teatro non debba essere, soprattutto un teatro di queste dimensioni e in particolare un teatro lirico, non debba essere chiuso, come dire, un po' nell'isola, nella sua isola veneziana solo, ma debba aprirsi per due motivi. Uno, perché credo che sia proprio uno scopo storico quello di toccare anche tutto il territorio, eccetera, ma anche perché inevitabilmente può andare a prendere, a toccare, a interessare un pubblico abbondante che probabilmente normalmente non ha contatti col nostro teatro. Questo lavoro e questa partnership va avanti ormai da qualche anno, abbiamo cominciato nel 2016, abbiamo rinnovato per altri due anni, quindi il 2019 e il 2020 saranno anni sicuramente di continuità, anzi direi di rafforzamento rispetto a quelli che sono stati i primi tre anni di collaborazione con questo grande teatro. Arriva questa splendida mostra che nasconde una passione incredibile. Visitarla e parlare con il costumista, con colui che ha creato questi splendidi costumi, l'interpretazione del regista che ha indotto il costumista a creare questi costumi è veramente poesia. La mostra sarà visitabile fino alla fine del mese ed è un omaggio veramente a un momento importante che quest'opera ha vissuto in questi periodi recenti.